Ti piacerebbe allenarti tutti i giorni? Avere un tuo muretto a casa? Voglio far vedere come potresti farti un muro semplice per allenamento basico con meno di 300 euro. Dato che ho moltissime cose da dirti, ho deciso di fare una miniserie. In questa miniserie ti parlerò delle varie fasi di montaggio con dei consigli annessi. Allora, il primo episodio, che è quello di oggi, ti parlerò degli strumenti. Il secondo episodio parlerò del montaggio dello scheletro. Il terzo episodio ti parlerò della preparazione dei pannelli, quindi come forare, come posizionare i buchi appunto e come poi predisporre e posizionare i ragni. Dopodiché l'assemblaggio dei pannelli sullo scheletro e per finire posizionare le prese. Ovviamente posso darti dei consigli e delle indicazioni. Ovviamente tutto ciò ha senso se tu hai la possibilità, quindi, di dedicare una parete della tua casa, del tuo garage o anche dell'esterno del tuo edificio a una parete da arrampicata, a un muro da arrampicata. Questo non basta, perché anche questo tipo di parete che tu dedicherai all'arrampicata dovrà avere comunque delle caratteristiche strutturali in maniera tale da poter sostenere la parete arrampicata, perché la parete arrampicata che ti consiglio ora di fare io non è autoportante, quindi vuol dire che dovrai trovare o un trave orizzontale sul muro sul quale tu poggi oppure dei travi verticali sul quale tu andrai ad ancorare la parete. Io in questo caso ho un muro di fondo che non ha travi, nel senso non è un muro a travi, ma è un muro di sostegno. Per capire se il muro è strutturalmente valido si fa la bussatura. E parto sempre dal presupposto: da zero è sempre meglio uno, quindi farsi un muretto, comunque un muretto abbastanza semplice, è fondamentale per mantenersi non solo in forma ma in salute. Perché ti dico, comunque, allenarsi su una cosa molto strabombante e in tetto è molto più facile farsi male e soprattutto andare in sovrallenamento. Sovrallenamento vuol dire che uno in realtà, al posto di crescere, si consuma e quindi peggiora la sua condizione, il suo stato fisico. Ok, quindi risolti i presupposti strutturali, quello di cui avrai bisogno, ora ti faccio l'elenco e ti faccio vedere il materiale che io utilizzo e che tu andrai ad utilizzare. Io in realtà sto andando ancora in sottogradazione, però ovviamente per consigliarti a te poi ti metterò un elenco di tutte le cose che ti consiglio, ma non consiglierei mai di fare una cosa del genere, soprattutto a una persona che fa un singolo muro e che ha solo quegli ancoraggi. Io qui ho già altre strutture, ho montato degli altri travi grandi, quindi diciamo che io non andrò a sovraccaricare una parete sola, ma andrò a creare un sistema dove l'energia e i carichi si ridistribuiranno. Ok, detto ciò, andiamo sul semplice. Eccolo qua, io dico al volo i miei consigli. Qui per terra ho messo tutto il materiale, ovviamente tutto il materiale, tutti i singoli pezzi che io andrò a utilizzare per montare questo muretto spalla del muro grande che ho già costruito, che comunque sto finendo di costruire. Partendo dalla prima cosa, che è il trapano. Questo è un trapano normale, soprattutto è a filo. Perché è importante il trapano a filo? Perché costa pochissimo. Questo mi sembra aver pagato 60 euro. 60 euro. C'ha il regolatore di velocità e c'ha la selezione andata a battuta o lineare, quindi fare il buco semplice. Questo perché? Perché io con questo lo posso utilizzare per fare i buchi o semplicemente come affittatore. A che serve? Serve tanto perché tutti i pannelli sono affidati con vini. Abitati con vini. Punta da legno 12 in cobalto, punta da muro da 8. Dopo espansione, porta 6 di espansione, eccolo qua, da 8. Perché da 8? Perché io ho fatto l'esempio, questo mio pannello è inclinato in pochissimi gradi, non so, va dai 7 ai 10 gradi, quindi poco. Perché? Perché io sono convinto che innalzi così, soprattutto per chi non è un ultra professionista, conviene, perché ti alleni tanto senza andare a farti male. Quindi qua ne posizioneremo due di questi e poi andremo. Io vado a rincarare la rose
faccio 4 buchi, metto a X, 2 espansioni e 2 stop lunghi di gomma. Questo per evitare appunto di rompere il muro, però comunque avere per di queste una cosa abbastanza solida. Vidi da 5 lunghezza almeno 8, da 6 ai 8, poi ti faccio l'elenco. L'importante di queste viti è che devono essere torse. Torse che vuol dire? Vuol dire che la croce negli anni si è sviluppata questa tecnologia che la punta al posto di essere una croce è una specie di stella. Questo cosa vuol dire? Che si spanano molto meno facilmente. Per chi deve mettere tante viti lo sa che con la punta a croce è più facile da spanare. Con questo riesce a fare molto più forza. Vabbè, comunque lavorano molto meglio queste tipo di esperienze. Torx uguale, vite questi qua, poi ve li metterò comunque sotto il video, in tutto il dettaglio. Poi delle torx lunghe. Questo perché comunque io i travi fra di loro li incrocio, gli faccio il passante, così la metto una sull'altra, ma passo con questo da parte a parte. Ok, poi siccome ho detto che il trapano dobbiamo utilizzare un abitatore, gli inserti per il trapano, questo qui è agganciato sul trapano, che quindi è quello dove si vengono infilati gli inserti, e anche qua si possono intercambiare con questi inserti qua. Qui ovviamente gli inserti bisogna controllare che ci siano sia torx che normale, questo comunque va sempre comodo, lavori come situazione. Poi cosa manca? Vabbè, bullone per le arrampicate è l'ultimo. Ecco il ragno che rappresenta la filettatura interna al buco con le sue tre file. E poi una chiave da 13, la chiave da 13 serve per bulloncino, lo sto. E ovviamente un metro. Consiglio di prendere almeno 5 metri. Per finire mancano due cose abbastanza importanti, quasi fondamentali: matita e martello per stop e tasselli spazio. Dopo gli attrezzi ci abbiamo due travi. Allora, questi ho detto che sono sottostimati, quindi sono 7 cm e 7 cm, sono finissimi. Quindi un travetto così e due monconi che andranno ovviamente ancorati alla rete, saranno questi che ora al momento sono incastrati a battuta sul tetto, questi qua fissati, ecco come abbiamo, con delle cravatta, fissata al muro, pezzo inserito dentro, e poi qua panna passante e vado a bloccare qui. Quindi alla fine sono due travetti piccoli che praticamente sono quelli che sostengono questi due travi. Sui due travi monterò i pannelli direttamente abitandoli così, quindi in orizzontale due pannelli totale uno sopra l'altro, angolare 9x9 per fissare i pali tra di loro e i pali a terra. L'importante è che è la selezione dei buchi, ovviamente non vanno messi tutti, io su questi buchi selezionati metto quelli, i buchi più larghi, questi qua, più larghi e non proprio alla fine, quelli più larghi a metà dell'angolare. Per oggi è tutto, iscriviti al canale e rimani aggiornato per il prossimo video dove parlerò del montaggio dello schermo. Alla prossima!